Allora vorrei oggi dedicare questa giornata ad un impegno collettivo, vorrei proprio una partecipazione totale per abolire la parola food. Io non tollero il food, io amo mangiare, parlo di cibo, sono legato alla tradizione europea, a me il food fa venire una tristezza, perché ho avuto per anni un ufficio a New York e ho capito cos'era il food per loro. A un certo punto della giornata le mie collaboratrici, i miei collaboratori, vedevo che si accendeva una lampadina, come quando manca la benzina in automobile, andavano e dicevano "Everybody needs some food", aveva bisogno di fare il pieno. Allora andava di là il frigorifero, mi ricordo la Topina, che era lì la prima volta, non prendeva stipendio da tempo, primo stipendio si è scatenata, si è comperato un caprice di Dieu, l'ha tagliato in due e ci ha messo dentro un po' di marmellata di albicocche, l'ha mangiato come una sorta di panino e mi ha detto "my food". E da quel giorno non tollero più la parola food. Lanciamo un movimento per abolire la parola food. La prima cosa importante, scusate se sono così provocatore, ma io siccome parlo 5 lingue e 4 dialetti, amo ogni lingua quanto è se stessa. Cioè, posso parlare benissimo anche in inglese, ma se potessimo, quando facciamo una cosa in italiano, deve essere tutto italiano, perché è ciò che esportiamo. E quindi anche la parola food buttiamola via. Poi un'altra cosa, evitiamo le sigle incomprensibili. Io ho visto IG, e ho capito subito che parlavate della IG Farben, della fabbrica di chimica tedesca, no? No? E lì dice glicemico? Anche lì dice glicemico e IG, oppure dell'internazionale Kriegsammlung, che è il sistema berlinese della catalogazione delle iscrizioni greche antiche. Dice qualcosa di IG. Non sono bravi sulle sigle. No, ma non lo sapete, sì, no, ma qualcuno saprà di che cosa abbiamo parlato. Cos'è l'IG? No, chi di voi sa cos'è l'IG? No, cos'è l'IG? No, non mi ha capito. No, sento un brusio un po' come a messa. Uno che sono gli amici. What is the meaning of it? Indicazione geografica, fantastico. Per fortuna ha tolto la geografia dalla lezione obbligatoria a scuola, almeno la troviamo là. Io posso darvi un suggerimento, è usare le parole che si capiscono, è fantastico. È fare una riforma linguistico-estetica è straordinario. Io mi batto da tanto tempo contro le contaminazioni intolleranti e intollerabili. Per esempio, mi farete il piacere di abolire i bicchieri di Zwiesel che sono su tutte le tavole italiane, sono grandi come dei contenitori per pesci rossi, mentre i nostri antenati, io mi ricordo le tavole Medice che non si mangiava mica male, mi ricordo le grandi tavolate ottocentesche quando il bicchierino era piccolo, non c'era bisogno di abusare tutto quello che c'è in un vino, non lo sto mica comprando, lo sto bevendo. Allora, io sono oggi, vorrei portarvi ad una riforma neoestetizzante italianofila che serva a generare un nostro carattere più solido e a renderlo ancora più attraente come prodotto di esportazione, pur sapendo che viviamo costantemente un incrocio di contaminazioni, su questo non c'è dubbio, e siamo contaminatori e contaminati sin dalle origini, se devo dire la verità. Ho visto qua il mio amico Vissani, abbiamo avuto insieme, noi due della stessa parte, una lite che è andata poi virale su internet con la signora che ce l'aveva su col foie gras. Io voglio oggi fare una piccola difesa inelegante del foie gras, perché è uno degli elementi curiosi nei quali la cultura italica, quella peninsulare, ha dato un contributo fondamentale alla mescolanza delle culture mondiali. Tema che mi interessa moltissimo perché io mi occupo in fondo di antropologia culturale, quindi per me le arti varie, dall'evoluzione del suono da epoca pitagorica a Riccardo Wagner, è uguale all'evoluzione dell'alimentazione alla storia delle arti. E mi interessano sempre i dettagli, sono tra l'altro felicissimo qua di essere del pellegrinaio,
perché qui dentro ho individuato delle più curiosi misteri bizzarri del pellegrinaggio che la scena matrimoniale. Sì, che era sempre stata letta con grande rispetto, che invece ho decifrato in modo assolutamente irrispettoso, perché il giovane sposo che sta dando i soldi per comprare la fanciulla che è stata educata da orfana nel pellegrinaggio, per dimostrare che sarà all'altezza della situazione, tiene in mano la parte di se stessa allegramente eretta della mano sinistra, lo vedete da lì. Mentre le vecchie matrone che sono occupate dell'educazione delle fanciulle presentano la fanciulla che tiene in mano la sua veste come una cosa ancora chiusa e stretta, mentre le matrone che vi stanno intorno tengono la veste da tra il resto bella aperta, dimostrazione che loro ci hanno provato e che il risultato è stato opportuno. Allora, questa rilettura qua dei dettagli mi lega moltissimo a Siena, perché generò una provocazione trasversale che arrivò in fondo fino alla rilettura dei significati di alcune parti del vestiario della nascita di Venere del Botticelli. Sono proprio, mi piace Siena, ma mi piace stare qua perché vivo questo incrocio di realtà e di caratteristiche, ed è per questo che mi permette la sfaccettaggine di tentare di italianizzare di più la nostra italianità. Ma il foie gras? Il foie gras è fondamentale, il foie gras ha inventato la... Il foie gras era una roba che la facevano già loca, la ingrassavano già con allegria gli antichi egizi. Vi ricordate nei papiri quante oche, quante anatre che si galleggiano? Quando fanno prigioniero il mondo complessivo delle tribù di Israele e se li portano in schiavitù, le tribù di Israele erano già la regola dell'alimentazione, in base alla quale certe cose sono permesse e certe cose sono vietate, ma soprattutto è vietato mescolare il burro con la carne, cioè non si cucinerà mai il vitello nel latte di sua madre. E quindi la cucina ideale è la cucina d'ulivo, la quale è facile se uno è sedentario, è difficilissima nell'esodo. Andare per 40 anni col Mosè e dover anche trovare dell'olio d'oliva nel deserto del Sinai era la roba più difficile del mondo, non c'era neanche ancora la vendita per corrispondenza allora. Quindi cosa gli viene in mente? Che il grasso tollerato è quello dell'oca, e nel viaggio portano anche le oche, le portano fino nella terra promessa e ricominciano ad ingrassare. Quando quei magna tutto, che erano i romani antichi, che mangiavano tutto quello che era mangiabile, cioè proprio sono i primi elementi dai quali dobbiamo veramente sentire l'eredità reale e regale ancora oggi, perché mangiavano il mangiabile, quando arrivano da quelle parti lì scoprono che l'oca non è solo il campanello d'allarme inutile del Campidoglio, dove li tenevano a fare qua qua quando arrivava in un pozzo di soccorsa. Scoprono che l'oca ha un'utilità formidabile, soprattutto se la si ingrassa, e la portano in Italia non ingrassando, non ingozzandola ancora, un pochettino sempre troppo, però non con i materiali di oggi, ma con i fichi. Ingrassano con i fichi, da dove viene la parola del fegato grasso, che si chiamerà ficatum, come conseguenza del fico. Poi loro esportano questa loro pratica in tutti gli estremi dell'impero, in Pannonia, dove lo fanno ancora adesso, in Ungheria, in Renania, dove lo fanno ancora adesso a Catania, in Alsazia, e in Aquitania, nelle terre lontane, dove ancora adesso si fa il foie gras, vicino a Bordeaux. Poi lì cambia l'alimentazione, ovviamente, ma in questa storia sta tutto ciò che è la forza del prendere da un lato, trasformare qui e riesportare. Cioè la chiave della capacità creativa italica è già contenuta nella storia del foie gras, con una conseguenza ulteriore di un'estremissima importanza, che da questo prendere il fico per ficare, mettere in gola, viene la parola ficare, e dalla parola ficare viene la parola più nota del globo terrestre, che fa più. Sì. Il fac americano viene da lì. Allora, vi rendete conto che cos'è l'influenza dell'alimentazione quando viene trasportata sulle abitudini dei popoli? È formidabile. No, io volevo dire solo una cosa che riguardava il foie gras, perché siccome adesso è molto demonizzato,
Però in realtà c'è un modo anche naturale che sta sperimentando, perché le oche, prima di emigrare, quando viene l'inverno, fanno un gavage naturale, per cui si può accedere tranquillamente anche eticamente, perché il gavage forzato non c'è più in alcuni casi, a un foie gras tra virgolette etico. Bene, questo è un passaggio fondamentale, difendiamolo, perché oggettivamente è un malattico di sensibilità scenale del poca, cioè farà tanto a mangiare un cristiano o un leone oppure un figo o un'oca, c'era poca differenza, bastava insistere, anche il cristiano non era pronto ad andare immediatamente a farsi mangiare, quindi questo gusto del gavage per il romano era naturale, e facci ci schiantavano anche, gli imperatori duravano poco. Un po' perché assassinavano, un po' perché avevano crisi epatiche, campavano a lungo i pensatori, quelli che facevano i filosofi, quelli che tiravano 80 anni, oppure quelli veramente duri, Scipione, l'africano, durato anni. Usciamo da questa storia, però torniamo a questo, partendo da quel punto molto preciso, che prendere, mentre si conquista la Palestina, portare a Roma e riesportare il concetto in giro per l'Europa, quanto di questo percorso è vivo nell'italianità perenne. Questo è interessante, perché scopriremo che attraverso i secoli questo fenomeno è sempre avvenuto, diventa un fenomeno europeo. Paul Valéry, il grande scrittore francese, in questo libro che è La vendetta dello spirito, che scrive esattamente 100 anni fa, dopo la fine della prima guerra mondiale, dice, sostiene che cos'è l'Europa, dice quante cose sono venute dall'Europa e quante cose dall'Europa sono partite. È ovvio che lui pensava ai fenomeni culturali, pensava anche da un po' da francese, quindi pensava alle patatine fritte, che la patata arriva dall'America Latina. Se per un lungo periodo non viene considerata roba diabolica, perché viene importata in alcuni monasteri spagnoli, e stupidamente c'è chi prova a mangiare la pianta, il verde, che fa venire una roba di intestini quasi mortali, di cui tanto mortali, viene dichiarato furtus diabolicus, è vietato. Viene riscoperta dall'uomo più carogna del mondo, a me molto simpatico, che Federico II di Prussia, il Kaiser Auschwitz, perché gli serve per fare carburante, cioè lui voleva. Sta trasformando la Prussia da una cosa conta poco in ciò che diventerà una delle maggiori potenze d'Europa, è in guerra con tutti e ha bisogno di carburante, ma carburante per i soldati sostanzialmente, e scopre che la patata è in quel nord lì alternativa profonda alle possibilità di coltivare grano, perché grano viene un anno sì e due no, e la patata viene sempre, ma scopre soprattutto che la patata quindi diventa un alimento, ma è un sostitutivo del distillato che si estrae dal grano, e comincia a fare lo schnapps, la vodka di patate, e con quello farà il carburante per i suoi eserciti, perché un soldato carburato etnicamente va nel doppio di un altro, muore con maggiore facilità e con maggiore gioia. Quindi questo è un fenomeno, chi finisce lì, finisce da interessante, se non si capisce cos'è l'Europa, e finisce di prigioniero un giovane militare francese di ottima famiglia, che è il giovane marchese Parmentier, e scopre che si soffrebbe mangiando la patata alla porta in Francia, quando tre patate in tasca. Quando torna da alcuni anni di prigionia, e siccome però i contadini francesi la temono perché si ricordano ancora il racconto ispanico, li fa coltivare in un campo protetto dalle guardie di Luigi XV, in modo che il contadino li rubi. Per contadino quando una cosa protetta vale, se vale vale la pena rubarla, comincia a diffondersi la patata. Quella roba lì che ha fatto il giro del mondo torna in America, e non c'è un street food, non c'è un fast food, dove non ci sono oggi French fries. E questa è la storia dell'Occidente, dove la Francia gioca un ruolo più importante, lo gioca l'Italia. E curiosamente una parte centrale di quel ruolo internazionale lo gioca la Toscana, lo gioca questo rapporto curiosissimo fra Toscana e Firenze, dintorni e Siena, perché a Siena si inventa, più fuori Siena si inventa il primo prodotto industriale della civiltà occidentale,
Chianti. Cioè il Chianti venendo regolato negli acquisti e nelle vendite dal sistema della Repubblica Fiorentina, i nemici che è prodotta qua, però andava già d'accordo da 120 anni, era finita la battaglia di Montaperti, quindi chiuso Montaperti, il dialogo Firenze-Siena è iniziato e poi si chiuderà a metà del 500 con la fine della Repubblica. Comunque rimane questo dialogo e Chianti si vende a Firenze soprattutto, ed è il primo prodotto obbligato, cioè il cru del Chianti, la mescolanza di un vitigno base con due vitigni di correzione a Cabernet per dargli un po' più di grinta quando gli viene a mancare e un po' di bianchino dentro per dargli un sapore stabile, è il primo prodotto industriale della storia d'Occidente. Straordinario. Ed è per quello che diventa un prodotto esportabile successivamente, perché diventa un prodotto stabilizzato. Ora, è vero che rispetto ai francesi, io ho il diritto sempre di parlare un po' di qua, un po' di là, non so, mi avete chiamato proprio per questo motivo, presumo. Rispetto ai francesi, l'Italia ha scoperto solo da poco la gloria della sua possibile comunicazione, non l'ha ancora scoperta del tutto. La grande narrazione sull'Italia è ancora mancante. Ne abbiamo avuto la prova in questo recente caso dell'Expo a Milano e prima della faccia di Shanghai. L'Expo a Milano non è riuscita a comunicare altro che una bella operazione immobiliare utile per Milano, ma non del tutto utile per il settore dell'alimentazione, che invece doveva essere il tema centrale dell'Expo. In quell'occasione avevo visto il povero Martina che tentava di fare ministro dell'agricoltura, ce la metteva tutta, però era un po' bergamasco, cioè non è che i bergamaschi siano, bergamaschi se ne intendono proprio, però il Martina non ho capito se era di quel settore lì o meno. Oggi ancora in Cina il 40% dell'importazione di vino viene dalla Francia e il 7% viene dall'Italia. Quindi la strada da compiere è vastissima ancora, e dai francesi di alcune cose bisognerebbe che le si imparasse. Cioè se la Francia ha tutti quei chateau lì che fanno i vini francesi, spesso i chateau francesi visti sull'etichetta sembrano la casa di pensione di un notaio di provincia, nulla hanno a che vedere con i grandi castelli nostri. Non usare nello stesso modo enfatico la nostra eredità culturale è un buon errore. Cioè in fondo il luogo dove siamo, l'importanza di questo luogo è parallela oggettivamente alla grande piazza di Bonn con l'ospedale di Bonn. Se io mi dovessi occupare di questioni di vino, la prima cosa che metterei è una grande festa di gemellaggio fra questo ospedale e l'ospedale di Bonn, dicendo nel mondo che sono i due luoghi più incredibili della partecipazione della società ai destini del gruppo sociale che questa società era incluso. Lo lancio come provocazione ai rappresentanti qua, anche politici, però come suggerimento anche. Cioè noi abbiamo ancora molta strada da fare, perché il patrimonio del quale siamo eredi, di cui disponiamo tuttora, è estremamente carico di possibilità di sviluppo ulteriori rispetto a quelle che avevamo inventato. Cioè il mio scopo è stimolare l'allievo a ripassare un po' le declinazioni latine, a rileggere un po' il greco. Cioè qui non bisogna montarsi la testa, abbiamo molto da fare e abbiamo gli strumenti per fare molto, ma soprattutto abbiamo la storia alle nostre spalle che è formidabile e che non abbiamo il coraggio di raccontare. Se pensate a questa ragazzina un po' bruttina, era un po' bruttina, però la nipote niente meno che di Papa Clemente VII, l'ultimo Papa Medici, cosa un po' bruttina che la Caterina dei Medici viene rifilata al re di Francia per farlo sposare il figlio, il cadetto, per farlo. I francesi hanno sempre avuto quella puzza sotto il naso e ancora nel 500 consideravano i medici dei parvenus rispetto alla vecchia tradizione della nobiltà capetingia e angioina. Però accettano perché il denaro aiuta molto in quei casi, poi doveva sposare il figlio cadetto, non era grave, solo che il maggiore schianta, il cadetto diventa Enrico II, Enrico II è un piscano francese tipico, si fa avanzare stupidamente in un torneo perché becca la lancia perfettamente coperta della sua ferraglia d'epoca, c'è solo una piccola fessura per guardare fuori,
non è mica la sfortuna che quella sfessura lì entra la lancia dell'avversario in un torneo che doveva essere semplicemente un aperitivo per una grande colazione, schianta, lei diventa regina di Francia e insegna una serie di cose ai francesi, e lì dobbiamo ricordarcelo. L'insegna intanto a vestire un po' più chic, perché i fiorentini da quel punto di vista lì hanno sempre rotto le scatole, ma ci sa fare, lo fanno ancora adesso. L'insegna a vestire un po' più chic, l'insegna la cosa fondamentale che non avevano loro, che è meglio usare la forchetta, perché si mangiava ancora la ciccia con le mani, e siccome lei ci teneva i vestiti chic, cioè se mangi la ciccia con le mani, poi ti sporchi tutti i pantaloni, no? Allora, provateci con la forchetta. Le prime forchette furono usate come armi durante le cene e se le infilarono un po' le chiappe l'un l'altro, ma dopo un po' capirono che era anche uno strumento utile per l'eleganza. L'Italia fu esportatrice di quella roba lì. Ma però i francesi lo riconoscono questo. Ma ne ha tanto, No, ne ha tanto perché insieme, attenzione, perché lei se qui entriamo nel pettegolezzo, mi è permesso, no? Gelato? Sì, no, quello lì neanche, ma perché insieme a quello lei si portò tutto un gruppo di fiorentini un po' particolari, consigli, concili e company, a tal punto che allora ci si mise a parlare in Francia del Val Floronta. Le petit vis Floronta, allora tu di petit vis Floronta era molto discorso a Siena, farà piacere parlare dei fiorentini, però si può ancora, non era molto ben visto ma fu molto incisiva, e a questo aggiunse l'altra cosa imparata a Firenze, c'è un grande che ha gelato qui a Firenze, dove c'era passione di munificenza, c'era anche la stessa passione per gli affari. E il gelato, come tradizione di cosa fredda, aveva due origini. Una era quella romana, che era rimasta ancora dall'antica Roma, grattachecca, che si faceva a Roma sin dall'antichità, è documentato sin dall'antichità, però era semplicemente ghiaccio con frutta. E l'altra invece era una tradizione più articolata, che veniva dal mondo arabo, che era più complessa, che era finita in Sicilia. Firenze non sempre riesce a raccogliere le due cose, e lì la genialità, raccogliere informazioni, trasformarle e esportarle, e con un polivendolo fiorentino cominciano a mettere ovoli dentro. Ecco, per questo polivendolo era pieno di uova da vendere, e fiorentino si muove in base ai soldi che fa, cioè dice, ma te sta facendo del gelato, se io gli vendo le uova che non me le compra più nessuno, fa un affare. E li vendete le uova per metterci la concretezza fiscale. È la concretezza, o la si può chiamare come si vuole, però cioè dipende se uno è filo o contro. Comunque, fatto sta che ci metti dentro il giallo dell'uovo e nasce questa cosa nuova, che viene poi portata dalla Caterina ai francesi. E i francesi ci credono, ci cascano a tal punto che diventerà quasi una moda. Poi successivamente un altro siciliano che lo viene a riproporre due secoli dopo, e nasce il famoso Café Procop a Parigi, dove si andava a mangiare il gelato con il biscotto, no? Col biscotto. Chi inventa la cialda, pensate, hanno fatto il gelato per secoli e lo mettevano nel bicchierino. Finché non arriva un disperato Cadorino in America, fa fortuna, e inventa la cialda da gelato. Cioè, la capacità che hanno gli italiani di inventare delle cose strane, pur di far quattrini alla verità, cioè di portare a casa la sopravvivenza è formidabile. Il mondo intero dovrebbe un monumento a un signore che di Tai di Cadore, stesso paese egiziano, che ha inventato il cono gelato. Tutto il mondo mangia coni gelati. Se noi avessimo le royalties su quelle robe, vi ho detto più di una volta, sì. Norcia, la città iperterremotata, avesse le royalties su tutte le salsicce che si mangiano nel mondo, cioè se non ci fosse Norcia, i tedeschi mangerebbero maiali crudo sostanzialmente, oppure cotto tutto d'un pezzo. È da Norcia che nasce la tradizione di metterlo in un tubetto che diventa la salsiccia, e da Norcia nasce anche la tradizione moderna della salumeria, cioè moderna, si fa per dire, già in epoca romana, perché no, c'era il luogo di produzione dei maiali per i romani.
Quindi da quell'origine lì il mondo vive, il cioè mondo nasce, beh, è nato anche il santo, sono due cose, nasce la mutazione della vita monastica, ma soprattutto nasce la mutazione dell'alimentazione, cioè senza la salsiccia il mondo sarebbe un'altra cosa, gli americani sarebbero disperati, non avrebbero l'hot dog, cioè sarebbero ancora, cioè, non so cosa, sarebbe peggio che con Trump se non avessero neanche l'ottone. Quindi questa non è una signora Norcia, cioè l'Italia dovrebbe essere più cosciente di quanto è stata in un qualche modo foriera di innovazioni incredibili nel campo del cibo, ma soprattutto capace di mescolare le cose e di fare ciò che fanno le industrie. In fondo questo è un paese che non ha moltissime materie prime. La materia prima che abbonda di più in Italia sono gli italiani stessi, cioè sono gli individui e la loro capacità di arrangiarsi nelle condizioni anche più difficili, che sono quelle della vita quotidiana, della politica, poi di questa sensazione che comunque da Carlo Magno in poi ogni governo sia peggiore di quello precedente, quindi questa decadenza inarrestabile che si sente ancora rispetto a Carlo Magno, ma soprattutto rispetto al periodo formidabile che è stato il 200, in questa decadenza noi sopravviviamo, ma sopravviviamo perché la materia prima è l'essere umano. E questo essere umano è pronto a tutto per arrangiarsi. Noi abbiamo una straordinaria varietà, la maggiore varietà in assoluto di specie differenti, vegetali. E noi abbiamo una grande varietà perché? Per il clima, no? No. Perché non siamo mai stati veramente uniti. Noi ci dimentichiamo che fino a 150 anni fa questo posto bizzarro era costituito da 7 stati veri e propri e ognuno di questi stati aveva più tradizioni, più biblioteche, più musei, più dipinti, più sculture d'un regno d'Europa. Questo ce lo dimentichiamo. Cioè fra ciò che possedeva la Repubblica di Venezia o il Granducato di Toscana e ciò che possedeva allora la Prussia non c'era rapporto. Ognuno di questi stati aveva una sua cultura, una sua percezione, in un qualche modo una sua lingua ufficiale che era l'italiano, oppure una sua lingua ufficiale che era veneziana, e poi parlava Tayang per essere capiti, ma molti veneziani prima che parlare Tayang parlavano francese, Casanova compreso. Quindi ricordiamoci la complessità, non è che io voglia ritornare a smontare l'Italia, un po' non mi dispiacerebbe ogni tanto. Penso che smontarla farebbe bene non all'Italia ma all'Europa. Vorrei che nascesse, siccome l'Europa se va avanti così sarà sempre un'Europa dei francesi con i tedeschi contro i disperati che siamo noi. Invece se smontassimo l'Europa in regioni, lì è la vendetta che torna, cioè, perché i toscani si dovranno confrontare con i bavaresi, i veneti si dovranno confrontare con l'Alvernia in Francia, cioè sarebbe molto più divertente, ma soprattutto si confronterebbero le cucine. E siccome aveva ragione Napoleone in Vidame, se nasce questo da un esercito cammina sullo stomaco, l'esercito della nostra vita comune cammina sullo stomaco, e in quel campo siamo assolutamente primi nella capacità di metabolizzazione. Pensate alla cosa più romana che esiste a Roma, è fagioli coi godiche. Chi è che va a Roma e fagioli coi godiche e un po' di pomodoro pure? Oh, dimmi di vero, c'è solo la cotica, perché il fagiolo l'abbiamo preso in America, ha fatto un giro suo. C'erano già fagiolini in epoca romana, io mi sono occupato parecchio di alimentazione archeologica e ci sono dei fagiolini piccolissimi, vi ricordate quei fagiolini piccolissimi con due occhini sopra, c'erano già i romani, ma il fagiolo per fare i fagioli, cioè il fagiolo vero, quello che diventa quello di Bud Spencer, no? Esattamente, e quello lì l'abbiamo imparato dall'America centro-meridionale, però l'abbiamo trasformato nella cosa più italiana del mondo. Tanti altre cose formidabile che è la cultura del pomodoro. È vero che arriva in Spagna direttamente dalla scoperta dell'America, e però è ancora molto spesso quello che viene dall'America è ancora molto spesso rosso giallo, per quello che lo si chiama anche d'oro. La selezione, il famoso San Marzano che viene selezionato a Napoli nel 700 è frutto di una scelta
da un punto di vista politico-agronomico assolutamente inattesa, che è quella della fisiocrazia. Voi sapete tutti cos'è la fisiocrazia, quindi non c'è bisogno che lo spieghi, però se per farlo uno non lo sapesse, la fisiocrazia è la più grande mutazione teorica dell'accumulo capitalistico nell'economia nel XVIII secolo. Fino a metà del XVIII secolo si credeva ancora che il motore dell'economia delle nazioni fosse l'accumulo aureo, a tal punto che i francesi avevano fatto il falso, avevano cominciato a fare col sistema di law i buoni di credito, proprio per uscire dal sistema aureo. Il sistema aureo aveva un senso finché gli stati erano molto piccoli, cioè se lo stato è Firenze e basta, o Firenze e Toscana, è ovvio che ciò che ho io determina la mia ricchezza. Ma se lo stato è tutto l'impero austriaco, ciò che ha come ricchezza Praga mancherà a Budapest. Quindi ciò, non basta più il concetto di accumulo aureo, ci vuole qualcosa, al nascere il concetto di fisiocrazia, cioè alla radice della ricchezza delle nazioni sta la capacità di produzione agricola e tutto il resto ne dipende. Pensate, questo concetto verrà poi ripreso un secolo dopo da Smith e da Ricardo e un attimo dopo ancora dal Carlo Marx, quindi diventa un concetto assolutamente trasversale della lettura economica della ricchezza fino alle nuove interpretazioni del XX secolo. Bene, l'agricoltura come chiave del prodotto viene propagandata in Italia da Maria Teresa d'Austria, la quale tenta di fare l'unità d'Italia perché c'ha così tanti figli che ne piazzano dappertutto, ne ha fatti 18. Poi ogni tanto li schiattano anche perché c'erano il vaiolo, andava nella cripta dei Cappuccini a pregare durante la messa, c'era il cadavere vaiolato, vaiolavano anche loro e schiattavano, però avendone fatti 18 un po' di roba rimaneva. Quel po' di roba che rimaneva divenne uno, l'erede al Granducato di Toscana, figlio di Stefano di Lorena, suo marito, divenne uno il governo di Milano, ma i più importanti divenne Maria Carolina in sposa a Ferdinando IV di Napoli. Ferdinando, quindi ci arrivate, Ferdinando, una a Parma, Piacenza, una a Firenze, una a Milano. Oh, si sono messi tutti a far pomodori. Quel mondo lì ebbe la fortuna di applicare nella realtà concreta le teorie fisiocratiche. Per diventare ricchi bisognava produrre cibo, perché la produzione di cibo faceva crescere la popolazione. Questo è il motivo per il quale pochi anni dopo Napoleone Bonaparte fa la guerra alla Russia, perché la Francia ha 20 milioni di abitanti e la Russia ne ha 10. Adesso non è più così, ma la crescita, 20 milioni di abitanti, allora era una quantità infinita di carne da cannone. Per far carne da cannone bisogna fare gli spaghetti, sostanzialmente la regola è questa. E la nascita del secondo momento di industrializzazione del cibo dopo la strada dei giganti è la macchina per l'estrusione dello spaghetto a Napoli, dove diventiamo una seconda volta promotori di una cosa che lentamente andrà a conquistare il mondo, ma attorno alla quale si sviluppano tutta una serie di elementi di mutazione della realtà agricola. L'introduzione delle bufale, perché si sta risanando tutta l'area di acquitrini che stanno fuori Caserta e vanno verso Carditello. Tra l'altro io feci una manifestazione anni fa perché Carditello stava per essere smembrata e sono riuscito a convincere il Ministero dei Beni Culturali di ricomprarla. Carditello dovrebbe essere una sorta di, come direi, di Fatima, di Santiago de Compostela del cibo italiano, perché intorno a Carditello abbiamo inventato un terzo di ciò che ci ha reso famosi. Allora, la cosa curiosa è che l'Italia ha una consapevolezza del proprio ruolo, non ha l'intelligenza di elaborare la propria memoria. Questo manca totalmente. Cioè noi, se Carditello fosse in Francia, vi giuro, i miei parenti francesi vi avrebbero fatto neri con Carditello. Siccome Carditello è in Italia, vi giuro ai miei parenti francesi che i miei parenti italiani non ce la fanno a trasformare in un elemento di comunicazione. Forse perché usiamo troppe sigle che non capiscono, tipo quella sull'indice di prima, l'indice di glicemia, e dovremmo diventare talvolta più concreti e più icastici.
La bravura della Francia nella comunicazione è stata una bravura icastica. Voi pensate che Champagne avrebbe avuto il successo che ha avuto se non avesse avuto il collo d'oro, quella roba lì di piombo colorata in oro che ha invaso il mondo e che già trovate nei quadri di Monet alla fine dell'Ottocento. Ci esiste la potenza di comunicazione fra il quadro di Monet e, no, il quadro di Manet, scusate, quello lì del ristorante, della bottiglia di champagne, fra il quadro di Manet e la nostra filmografia post-bellica con Aldo Fabrizi che mangia gli spaghetti, vince il quadro di Monet, perché vince il chic. E qui vorrei arrivare alla fine di questo racconto. La relazione fra Toscana e il resto del mondo, quella che le fece vincere la battaglia di Caterina, era esattamente quella che c'è in Toscana, una relazione dialettica fra due modi diversi di mangiare, che sono il chic e il shock. Cioè il chic è Caterina che va a spiegare la forchetta, il shock è la bistecca alla fiorentina. Cioè da nessuna parte al mondo si mangia un pezzo di carne assolutamente quasi al naturale, solo che grigliato un po', ma con molta forza, perché in quel pezzo di carne si deve riconoscere la qualità dell'alimentazione dell'animale che l'ha procurato, la qualità dell'ambiente che sta dietro. Cioè è un messaggio, per quanto io non sia più così carnivoro, perché si bisogna essere carnivori fino a 56 anni, dopo bisogna diminuire. I ragazzi, mio figlio mangia delle robe che lui mangiava anch'io quando avevo la sua età, se la mangiasse adesso vado direttamente, devo andare in clinica, perché per digerirlo ci metto una settimana. Quindi è un fenomeno di età, non vado né a favore né contro, però la cosa sta facendo della fiorentina, guardate, è un unicum al mondo. Cioè da nessuna parte si pensa che una cosa così semplice possa essere così perfetta, così come il suo dialogo con l'altra cosa che nessuno potrebbe accettare nel resto dell'Europa, in quella parte chic. Pensate che cos'è l'acqua cotta o la ribollita, la cucina degli avanzi, cioè la genialità di prendere la roba del passato e farne la cucina degli avanzi. Ma questo non avviene solo qua, avviene anche in Trentino col canederlo. Il canederlo è pane raffermo utilizzato per fare una sorta di pallina. Allora, questa cultura della cucina povera, che è la cucina degli avanzi, oppure la cucina delle semplicità, la cucina che rifiuta cose meravigliose. Spreco, rifiuta. No, no, ma sono anche altre cose meravigliose. Une sauce béarnaise, è fantastica la sauce béarnaise. Però l'Italia la rifiuta, è un'altra lingua quella, sono lingue diverse. Cioè sono una sauce hollandaise fatta con il bourgeois che cresce lentamente come maionese e si mette sul pesce, fantastico. Sono altre cose, quella è la scelta lusso, la nostra in Italia è la scelta shock, non chic. E nella scelta shock ci sono però una serie di contenuti che oggi stanno diventando dei contenuti vincenti a livello mondiale, perché sono molto più facili da digerire, sono molto propensi ad un equilibrio estetico comportamentale che oggi è molto diffuso, sono atti ad una diffusione mondiale più facile, perché sono più facilmente comunicabili. E lì ne viene fuori un'altra tradizione della cultura italiana, che è assolutamente, qui invece siamo in ambito ecclesiale, assai divertente, che è la parola propaganda. Cioè la parola propaganda non è mica stata inventata né da Stalin né da Hitler, è stata inventata in Vaticano da Papa Ludovisi nel 1621, quando fondò l'Istituto di Propaganda Fide, dove per propaganda si intendeva parlare al Pagus, cioè né all'URSS né all'Ager né alla città né alla campagna, ma quel posto lontanissimo dove stanno i pagani, il Pagus. Allora la propaganda è la nostra capacità di parlare al Pagus. Questa capacità di parlare al Pagus l'Italia ce l'ha, cioè noi riusciamo ancora in fondo a raccontare la nostra storia molto lontano. Non è sempre facilissimo, non è sempre facilissimo. Io feci la gaffe diplomatica grottesca più bizzarra e stupidotta della mia vita quando, occupandomi allora praticamente del vice sindaco di Milano, invitai a colazione in tutto il consiglio municipale di Osaka e li invitai ovviamente i cavalieri Vittorio Emanuele al Savini, ordinando risotto alla milanese. Pensando, i cinesi mangiano riso, i giapponesi anche. Quando i giapponesi hanno visto arrivare quella roba lì,
se uno avesse fatto qualsiasi porcheria nel piatto l'avrebbero preferita, perché l'idea che il riso non fosse cotto slavato come fanno loro, ma che l'acqua del riso facesse parte dell'alimento, gli era intollerabile, per tutto con quel colore orribile giallognolo, questa cosa qua con anche dei formaggi sopra, che loro formaggio non lo mangiano. Avevo fatto una gaffe totale, cioè ho fatto un riso cotto nel modo anti-orientale mettendoci sopra un cibo che gli orientali non digerisse, che è l'arancino. È da considerarsi nel mondo della diplomazia la gaffe più grottesca mai avvenuta alla fine del XX secolo. Eppure la nostra capacità di propaganda dovrà convincere un giorno i cinesi e i giapponesi che il risotto è fantastico. Quando sarà riuscito a compiere anche quel gesto, la sua missione sarà quasi completata. Però in questa missione necessitano tante cose, che sono quelle che abbiamo ottenuto come risultato con gli spaghetti. Io mi ricordo ancora quando ero ragazzo e che ero andato in fondo in un posto periferico di Londra dalla fanciulla che mi disse: senti, io ho pronto gli instant spaghetti. C'era una scatola che si metteva a riscaldare e c'erano gli spaghetti dentro. Mi ha detto: guarda che gli spaghetti si cuociono in 8 minuti, sono instant per definizione. Non lo sapeva, era convinta che gli spaghetti fossero una cosa che probabilmente si cucinava per alcuni giorni, una roba misteriosa di tipo orientale, e che la scatola di instant spaghetti fosse la cosa migliore al mondo. Ora li abbiamo convertiti, noi abbiamo ancora bisogno di convertire il mondo. C'è una sorta di lavoro da missionario, e in questo devo dire ringrazio molto i grandi cuochi, il mio amico Pisani. Cioè loro, infatti, se lo guardate bene, Pisani ha la faccia da missionario, ha il fisico da missionario, cioè potete mandare, non si può più mandarlo in Africa perché è talmente appetitoso che ce lo mangerebbero. Ma questo animo del convertire è una cosa che lo anima. Allora, in fondo la nostra forza è una forza di propaganda, ed è quella che dobbiamo applicare. E abbiamo ancora parecchio da fare, però nel farlo dovremmo anche avere il coraggio di ricordarci quanto abbiamo già fatto, quanto il mondo ci deve, per quante sono le cose che sono nate qua per ibridazione e sono andate in giro per il mondo. Lo spaghetto è la cosa più ibrida del mondo, cioè pomodoro americano, l'olio è un'altra battaglia, però su quella battaglia dell'olio è ancora più interessante, perché voi sapete che l'Europa si divide in quattro grassi. Quali? Olio, burro, strunto, no, margarina, grasso chimico, grasso d'oca. Noi abbiamo dimenticato il grasso d'oca in tutta l'Europa dal centro a est, e gran parte del mondo degli stelli ebraici vivono di grasso d'oca, di cui sono io un sostenitore assoluto per un grasso leggerissimo, mentre può capitare in Svizzera e in Germania di ricevere le pommes frites fatte nello strunto, e devo dire che non sono proprio la cosa più leggera del mondo. Danno anche quei ristoranti quell'atmosfera molto simpatica che si è mescolata anche con l'odore della sciolina messa sugli sci e un po' di pesantezza fisica dovuta allo sport esercitato, genera un'atmosfera che porta alla fuga e al desiderio di andare sulla spiaggia sul Mar Rosso. Però è così, sono le varie ipotesi del grasso. No, questi grassi vanno tutti coltivati. Di questi grassi, uno dei grassi vincenti oggi è l'olio. Però, attenzione, io voglio difendere, alzo la mano destra, e voglio difendere anche il burro contro l'olio, cioè il burro di qualità non è affatto un grasso pesante, ed è l'altro elemento che noi possediamo da sempre, perché l'idea dell'olio totale, posso parlarvi di un dibattito di casa mia con mia moglie, che dura da anni. Io sugli spaghetti al pomodoro, proprio voglio lo spaghetto, come si usava una volta, si faceva molto a Firenze, che arrivava lo spaghetto della cucuva bianco,
uno si serviva degli spaghetti o veniva servito, poi prendeva la ciotolina del pomodoro, metteva sopra, poi ci metteva, se era evoluto, una noce di burro e infine il parmigiano, e mescolava, si rifaceva lui stesso. C'era la cerimonia di realizzazione dello spaghetto, che per me erano i punti sublimi dell'evoluzione della civiltà occidentale. Oggi purtroppo questo ritmo è abbandonato e arriva lo spaghetto già fatto. Vabbè, si può fare lo stesso, ma non è la medesima cosa. Grande dibattito con mia moglie sulla questione del burro. Dice, ma cosa tu metti questa cosa tedesca sugli spaghetti? Ma non è vero nulla, perché lo spaghetto nasce, torno al discorso di prima, nell'ambito della fisiocrazia. La fisiocrazia nasce per derivazione della cultura austriaca e nell'ambito dello sviluppo di Campitello e di Caserta si impiantano le prime aree dove ci sono le bufale, e le bufale, se andate a vedere, producono, tutti lo sanno, la mozzarella e producono il burro. E l'idea del burro diventa un'idea stabile della cucina napoletana dalla fine del 700 in avanti, a tal punto che il più grande esperto di panna montata del mondo, che è l'austriaco, viene uno a Napoli e l'altro a Palermo e apre le pasticcerie Kaffrisch. Quindi questa capacità di mescolare è la nostra cultura. Una rivolta qua, l'altra che arriva da lì, cioè inserendo una cosa sull'altra, esattamente come quando Giuseppe Verdi prende un testo di Vittor Hugo, lo trasferisce in Italia e mette a Rigoletto. Il Rigoletto non è una roba fatta tutta a Parma, il Rigoletto è il risultato della cultura europea, e la forza dell'Italia è sempre stata quella di prendere gli apporti da ovunque, proprio per mancanza di materie locali, e trasformarli in qualcosa di epico. Spaghetti ne sono una conseguenza. E se vi capitasse un giorno di andare a Caserta, vi suggerirei di andare a vedere il presepe di Caserta, che non si sposta, è una stanza enorme, fatta il presepe di Ferdinando IV, che è un manifesto maoista di propaganda, dove c'è, per esempio, c'è quello che si deve essere la Madonna, Giuseppe, il bambino Gesù, tutta quella roba lì c'è, anche un po' di pecorelli, ma la parte pubblicitaria riempie l'80% di questo apparato scenico straordinario, dove ci sono i contadini al lavoro, le bufale che arrivano, tutte le provole già appese alle pareti, i saluti, le nuove erbe da mangiare, un manifesto dell'alimentazione, il più bel manifesto dell'alimentazione. Mi dispiace che l'Italia lo usi così poco, perché sarebbe straordinario quel manifesto utilizzato. E soprattutto c'è una cosa, c'è anche il manifesto, a parte maoista, dove il popolo si emancipa, cioè c'è un tavolo quadrato davanti alla casetta della nascita di Gesù, tavolo quadrato al quale sta seduto un contadinaccio, proprio una vuole davvero, che è sì, con un piatto, gli spaghetti, la pomarola in coppa, e lui chiede la forchetta per mangiarli. Avevano già fatto il progetto complessivo, la forchetta era passata da Caterina di Medici alla Francia, era tornata a Napoli, e a Napoli è stato quella roba straordinaria. Ma la stessa cosa si pensa, io ho fatto l'anno scorso con un gruppo di miei amici storici dell'arte un convegno sul babà, una roba seria, cioè come mai arriva il babà? Ma perché arriva il cuoco di Stanislao Leszczynski, è quel signore che faceva re di Polonia, poi gli ha tolto la Polonia perché serviva degli altri e gli ha regalato questa sorta di piccolo ducato che era il ducato di Lorena. Lui invece di disperarsi costruisce un palazzo bellissimo e un giardino per incassare, dove pianta di tutto, fra i quali le cose varie, anche il bergamotto, e comincia ad elaborare le sue idee e pensa al cappello di Alibaba, cioè quella roba lì fatta in quel modo, e per renderlo più vivo lo fa cucinare insieme al bergamotto, e per renderlo più attraente prende la cosa che abbonda solo in Francia, che è un che viene dalla Giamaica e da Cuba, perché la Francia è ancora lì, sta ancora controllando una parte degli affari con Cuba e con la Giamaica, porta di là gli schiavi, porta indietro lo zucchero e il rum, e lui mette sto rum con il bergamotto su questo cappello di Alibaba. Poi il suo cuoco viene spedito per simpatia e gentilezza a Napoli da Maria Carolina, perché Maria Carolina ha la sorella francese, poveretta. Maria Carolina ha una sorella che fa, mentre Maria Carolina si diverte e farà tutto il periodo della rivoluzione in giro anche con questa roba, con un po' sulle rotomane,
fra Palermo e Nelson come amante degli orari, scusate il termine un po' andato ormai perché si porta presso, la sorella Maria Antonietta fa quella brutta fine che tutti sanno, cioè viene accorciata sotto la ghigliottina. Ma in questo percorso il cuoco finisce a Napoli e il papà diventa napoletano. Allora, se non ci rendiamo conto di questa cosa folle, della nostra capacità di assorbire e di restituire, di essere locali ma internazionali, di esistere in quanto siamo un pezzo di propulsione europea e un pezzo di ricezione europea, se non capiamo quello, poi penseremo che basterebbe chiudersi su se stesso, come purtroppo una parte del paese sta facendo, e che chiusi su se stesso si potrebbe stare meglio. Non è vero, noi siamo sempre stati ricchi, divertiti, in un qualche modo capaci anche di conquistare mercati finché eravamo aperti agli altri. Dobbiamo continuare ad esserlo, partendo dal cibo si ragiona meglio.